metterlo sulla città sognante o quel che è. Ma evidentemente è qua, giusto? Ciao Xur! Welcome! Allora, lo Xur della prima settimana di Forsaken. Vediamo un po' che cosa ci ha portato. L'engramma predestinato ci ha detto ciaone e non c'è neanche una roba dell'anno 2. Lente di Prometeo. Spara un laser solare e genera un campo di calore che cresce di intensità mentre l'arma continua a sparare. Un'arma di Osiride che, a parte la prima settimana dove era OP, sinceramente devo. Chiedo scusa. È da provare nell'anno 2. Io non l'ho provata ancora. Non so se è stata buffata. O meglio, sappiamo che sono stati buffati tutti i laser. Però. Ma scusate, è vero, sono gli stessi della scorsa settimana? No, regà. Sono gli stessi, non so le stesse. Mi state confondendo, sono le stesse, non lo so. Arma e titano, è vero. Il titano c'era pure la settimana scorsa, queste due no. C'era il giacchettino e un'altra cosa, vabbè. Spine del giovane Ankara. Allora, il perk aumenta la durata di granata laser e il suo raggio di azione, infliggere danni con le abilità ricarica l'energia di granata laser. Il che non è niente di che. Vediamo i perk che ha. Caricatore per fucili a fusione, caricatore per cannoni portatili, aumenta la velocità di ricarica dei cannoni portatili, infliggere danni con attacco corpo a corpo, riduce il recupero delle granate. Caricatori per le munizioni pesanti e fucili a pompa ottengono riserve bonus quando raccogli munizioni speciali. Non mi sembra un gran pezzo. Non mi sembra un gran pezzo. Niente di che. Peccato di Nezarek. Le uccisioni da vuoto aumentano la velocità di ricarica delle abilità. Le uccisioni da vuoto, armi comprese, aumentano la velocità di ricarica. C'è una mira degli archi, aumenta l'acquisizione del bersaglio, la precisione e la velocità di mira degli archi. Questo è un ottimo perk da avere, perché già abbiamo visto gli archi quanta e i massi stanno. Averlo anche sul casco non è male per niente. C'è anche quella dei cannoni portatili, il che non è male se volete fare accoppiata cannoni portatili arco, ci può stare. Mani in alto ottiene energia bonus per la super uccidendo nemici con i corpo a corpo. Caricatore riserva per i pompa e caricatore di munizioni pesanti. Non è, allora, per i perk non è male. Per il pezzo neanche. Neanche. Non è il massimo come pezzo da usare per lo stregone. Però non è neanche il peggiore. Quindi questo potrebbe essere da comprare. Risveglio Cinereo. Questo l'abbiamo visto la settimana scorsa, giusto? Sì. Le granate a fusione esplodono all'impatto e vengono lanciate più velocemente. Quindi da usare sicuramente con la sottoclasse solare e le granate a fusione. Vi permettono di lanciarle più velocemente e esplodono all'impatto anziché cadere per terra e esplodere dopo un po'. Caricatore per fucili a fusione. Aumenta la velocità di ricarica dei fucili a fusione, aumenta la velocità di ricarica dei cannoni portatili e infligge danni con il corpo a corpo. Questi sono gli stessi perk dell'Ankara. In più c'è saccheggiatore di fucili a pompa e mi si è aperta la mappa. Caricatore di munizioni pesanti. Insomma. Allora, già di per sé questo pezzo qui la settimana scorsa l'avevamo provato perché me l'avete fatto comprare. E sì e no, qualcosa in PvP si riusciva a fare, ma non è che poi può prendere il posto dei sintocipiti, secondo me, no. Quindi non lo so. Sicuramente classifica
il peccato al primo posto. Metterei. Sì. Primo posto e a pari merito le due braccia, raga, perché entrambe non sono niente di che. Non sono niente di che. Però il casco potrebbe essere utile. L'arma da prendere. Per le collezioni, se non ce l'avete, la parcheggiate lì. Basta. Grande illusione, signori. Un Uxur. Il primo Uxur di Forsaken ci ha trollato. È ufficiale. Fa schifo. Vabbè. Compratevi il 5 di spade se volete mettere i modificatori nel calalanotte, ragazzi, eh.